Con Guglielmo Furlani, sono uno dei protagonisti della vittoria importante di Costa Volpino contro Spilimbergo, finisce 90-80 più 10, terza vittoria consecutiva, altro dato importantissimo anche questo per una gara praticamente gestita bene dall'inizio alla fine. Gestita bene così così, nel senso che potevamo probabilmente ammazzare la partita subito, andare più 20, e invece abbiamo preferito complicarci la vita almeno 3 o 4 volte andando sopra di buoni margini per poi farci recuperare ogni volta intorno agli 8-9 punti, più vabbè, brividi finali con tutti questi tiri liberi, così la partita già praticamente finita. Però siamo stati bravi e sapevamo che era una partita importante perché non era un avversario da sottovalutare, quindi diciamo che ci siamo guadagnati un buon Natale. Grande crescita generale di tutta la squadra, sottolineiamo ancora terza vittoria consecutiva, si può parlare anche di continuità adesso. Sì, la cosa più importante appunto era cominciare a mettere continuità, come hai detto tu, perché con due vittorie consecutive già si comincia a fare qualcosa, appunto con tre è un bel passo avanti, soprattutto anche per cominciare a mettere dei punti di distacco dall'ultimo in classifica, visto la formula di quest'anno. E dal punto di vista del gioco credo che stiamo cominciando a rodarci bene e siamo tutti coinvolti, credo che i punti siano stati distribuiti bene su tutta la squadra come sta succedendo nelle ultime partite, quindi credo che sia un buon segno. La domanda adesso è se si può osare a pensare qualcosa di più, alzare l'asticella delle ambizioni. Ma l'asticella delle ambizioni penso che sia sempre quella, salvarci prima possibile, quindi il modo migliore appunto è entrare nelle prime 8. Ovviamente noi lavoriamo per salvarci e quindi senza nessun tipo di presunzione, dicendo che vogliamo arrivare ai playoff o così, anche perché come abbiamo vinto 3 partite non dobbiamo mai mollare la concentrazione, che si rischia in un campionato così equilibrato, in una classifica così corta, di essere tra le prime 8 come nelle ultime 8 in un attimo. E credo che il nostro marchio di fabbrica appunto sia la solidità, perché comunque anche nelle sconfitte abbiamo perso sempre di pochi punti, e quindi credo che se continuiamo a giocare così sia un buon modo per raggiungere questo obiettivo. Perfetto, grazie mille. Buonasera.